questi incontri, ieri sera sono andato qua a vedere un po' le leggi esistenti, non esistenti. Cioè, come dal punto di vista normativo, com'è la situazione? La situazione è di un paese che è quello che è, nel senso che non ha le regole che dovrebbe avere, uno che ha quella carta costituzionale di pluralismo culturale, religioso, non religioso, eccetera. Per cui sono state presentate disegni di legge negli anni che non sono mai andati avanti, riguardo all'obbligo da caricare agli enti, ai comuni, di realizzare quello di cui stiamo parlando. L'ultimo è stato presentato nel 2001, poi è morto in una delle legislature e non è stato mai più ripresentato. Cioè quello che avrebbe fatto obbligo ai comuni di realizzare quello obbligo, quindi che è una cosa diversa, se ti piace lo fai, se hai i mezzi lo fai, no, è un obbligo, perché vanno rispettati tutti gli orientamenti, tutte le culture. Cioè, quindi da questo punto di vista, dato che noi cerchiamo di connotarci in un modo anche diverso rispetto al passato e vogliamo guardare avanti, io credo che se lavoriamo anche tutti insieme, perché poi bisogna in queste cose lavorarci per realizzarle, perché è indubbio poi che magari ti trovi una parte anche non piccola della città che non è che condivide, io so anche i contrasti che sono avvenuti, eccetera, no? Questo con riferimento non solo a quell'idea di cui avete parlato voi, ma io che ritengo anche ugualmente importante, visto che siamo una realtà in cui a 4.000 musulmani, a 3.000 di questo, a migliaia di atei, cioè voglio dire, che si fa per queste persone? Perché non si parla, non ci si preoccupa. Quindi io credo che dobbiamo attrezzarci anche per riconoscere, lui per esempio ha presentato anche un emendamento, una mozione in materia, una mozione che è passata, di riconoscere anche diciamo una presenza, diciamo una dedicare anche territori per quanto riguarda anche le diverse fedi religiose o non religiose, insomma il tema, io visto che tocchiamo questo tema, anche perché, scusate, voglio essere sincero, sì, va benissimo, secondo me anche l'idea che voi prospettate è più facile da realizzarsi che non, dette nei termini circoscritti in cui l'avete detto, però è indubbio che noi ci vogliamo anche in un altro senso, perché da parte nostra è anche doveroso. Siamo molto contenti.